La fortezza Medicea di Arezzo è stata restituita alla cittadinanza qualche mese fa ed adesso anche ai piccoli e grandi amici a quattro zampe. Non è infatti più off limits per i cani, che potranno entrare e sostare nella parte alta della fortezza, quella verde, sicuramente più appetibile per i nostri amici animali. Potranno attraversare il bastione all'interno del quale si trovano le opere di Ivan Temir per la mostra a lui dedicata Il sogno di Temir, e poi potranno stare qui nella parte alta. C'è molta soddisfazione da parte dei padroni dei cani, che hanno sollevato numerose polemiche nel corso di questi mesi, che adesso potranno entrare con i loro cani. Finalmente sono venuto anch'io, no, perché finora non era aperta ai cani. Da oggi ho letto nel giornale che si poteva portare anche i cani. Sono venuti a fare una passeggiata, sì, all'interno. Sono venuto a vedere la fortezza, che non l'avevo nemmeno mai, cioè non mai vista da quando l'hanno aperta, perché ho il canino e vengo a fare una passeggiata col cane, però se poteva entrare col cane, e ora invece sì, è una cosa positiva secondo me.